Ciao a tutti cari amici, quest'oggi voglio parlarvi della lingua secondo quelli che sono i canoni e i criteri della medicina cinese. La lingua è collegata al cuore, che secondo la medicina cinese è lo spirito, lo Shen, responsabile dell'apertura a livello emozionale, responsabile anche della lucidità mentale. La lingua è la cosiddetta diramazione del cuore, è il mezzo di espressione di quelle che sono le istanze del cuore stesso. E vi è una relazione strettissima tra queste due parti che mette in evidenza come la chiarezza di linguaggio, la capacità di discernimento dei sapori e dei gusti sia strettamente relazionabile a quella che è l'attività energetica del cuore stesso. Il cuore fa parte dell'elemento fuoco in medicina cinese e un suo disequilibrio può disturbare non solo gli aspetti circolatori del nostro organismo, ma può anche mettere in seria difficoltà il discernimento dei sapori, la consapevolezza dei nostri sapori, la consapevolezza e il discernimento del nostro parlato. Chiunque si trovi momentaneamente oppure con una certa regolarità in disequilibrio energetico rispetto a quella che è l'attività del proprio cuore, può trovarsi di fronte a disturbi del linguaggio, tipo essere logorroici, ovvero parlare molto anche quando non vi è la necessità né di parlare né tantomeno di parlare molto. Questo può colpire indipendentemente sia gli uomini che le donne. Un altro aspetto fondamentale del linguaggio è quello della balbuzie. Tutti coloro che sono balbuzienti hanno ricevuto un'offesa importante a quello che menzionavo poco fa essere lo Shen, lo spirito di ognuno di noi. Quindi essere logorroici da una parte o balbuzienti o addirittura in uno stato di afasia, ovvero non riuscire momentaneamente o per un tempo abbastanza lungo a proferir parola, sono tutti dei disequilibri energetici che vengono dettati da un'attività carente o eccessiva da parte del cuore. Il cuore è sì la sede dello spirito e quindi si riferisce a quello che viene chiamato un po' la casa delle emozioni e quindi maggiormente diciamo la gioia, la consapevolezza, il discernimento, come dicevo prima, l'empatia, la simpatia, la capacità di provare gioia e la capacità di provare il piacere. Tutte queste caratteristiche unite all'alimentazione e ad altri aspetti che possono disturbare, come il fumo di sigaretta, diciamo, la parte cardiocircolatoria, possono andare a mettere in una fase di compromissione l'aspetto energetico che gestisce il cuore e che va a manifestarsi, come dicevo poco fa, attraverso il nostro parlato, ma anche attraverso quello che è la distinzione dei sapori, dei cinque sapori. La punta della lingua è la zona di indagine, diciamo così, di anamnesi, se possiamo definirla in questo modo, in medicina cinese, per quel che riguarda l'attività del cuore. Se il cuore è in disequilibrio, la punta della lingua potrebbe avere dei piccoli segni, degli arrossamenti, dei piccoli taglietti o qualsiasi cosa crei fastidio, dolore o disturbo in generale. La punta della lingua è anche adibita alla gestione, al discernimento del sapore dolce. Ciò che voglio indicarti con questo video è che mantenere il cuore, con tutto ciò che ormai sappiamo, quindi a livello di alimentazione, a livello emozionale e a livello di qualsiasi altra cosa faccia parte della nostra esistenza, in equilibrio, ci garantirà un buon parlato, una buona distinzione, un buon discernimento, ma soprattutto consapevolezza anche dei sapori, che sono un aspetto importante della nostra esistenza. Non è solo l'assaporare il cibo, è l'assaporare la vita, l'essere consapevoli e saper mettersi in una condizione di equilibrato discernimento dei fatti della vita.
non solo a livello mentale, non solo a livello di gusto, ma anche e soprattutto, trattandosi di cuore, a livello emozionale. Un buon equilibrio al di là del cibo, al di là del fumo di sigaretta, di altri fattori stressanti, è quello di porsi in una condizione di vivere gli stati emozionali e di avere il cuore aperto a ricevere ciò che per noi è utile a livello emozionale e consono al nostro benessere, ma soprattutto a dare amore, a fornire la possibilità al mondo esterno di ricevere anche gesti di affetto da parte nostra, anche manifestazioni di puro amore, ma soprattutto amore incondizionato, senza attendersi qualcosa in cambio. Tutte le volte che ci rendiamo conto che la nostra lingua a livello organico e muscolare si trova in difficoltà, ma soprattutto tutte quelle volte che, anche se per un tempo breve, ci troviamo nel disequilibrio espressivo o nell'eccesso espressivo, che sia, ripeto, balbuzie, che siano aspetti logorroici oppure di afasia, noi possiamo da soli renderci conto che qualcosa a livello emozionale ci ha turbato, oppure abbiamo permesso a qualcosa o a qualcuno di turbare il nostro animo e il nostro spirito. Accogliere e accettare queste situazioni ci permette di riconoscere ciò che ci ha disturbato e far sì che diventi un'esperienza positiva della nostra esistenza, accogliendo questi fatti come qualcosa che può portarci a mantenere o a recuperare e ripristinare il nostro equilibrio a livello emozionale, rendendo la nostra condizione emozionale e sentimentale equilibrata e anche il nostro parlato attraverso una lucidità mentale che avevamo temporaneamente smarrito. Se questo video ti è piaciuto, fallo vedere pure ai tuoi amici, condividilo oppure metti un like. Io nel frattempo ti auguro un buon discernimento dei tuoi stati emozionali. Ciao e alla prossima!